parlare e riportare l'argomento a quello che è veramente l'argomento, cioè il problema occupazionale dei lavoratori della Pomice. Io per fare questo parto da una frase che ho appena sentita, che ho appena sentito nel documento letto da quelli dai lavoratori della Pomice, cioè che al fine di poter trovare una soluzione e una continuità lavorativa presso il comune di Vibari, dove riteniamo di aver svolto un'attività professionale e qualificata. E allora, se è questa la domanda, forse gran parte dei ragionamenti che ho sentito qui prima mi sembrano un po' fuori luogo. Io credo di poter fare la storia di quello che è avvenuto per gli operai della Pumex e del rapporto che hanno avuto, che hanno e penso avranno con il comune di Lipari, e certamente potrei trovarci anch'io qualche nota polemica o qualche puntualizzazione da fare, ma ci rinuncio invitandovi come consiglieri comunali, non per revisionismo, perché semmai mi converrebbe al contrario, perché certamente, come qualcuno qui ha ricordato, se c'è uno che si è rifiutato, avendone un danno elettorale certo, di sostenere tesi insostenibili, questo sono stato proprio io. Però non credo che in questo momento sia il caso di fare l'analisi dei percorsi, se non quelli prettamente necessari a capire in che punto siamo e quali sono le soluzioni. Voglio pensare anche che gli interventi che hanno preceduto quello dell'amministrazione siano stati in buona fede motivati da cercare una soluzione e analizzare gli eventi, ma mi sembrano anche questi onestamente un po' fuori luogo. Un po' fuori luogo perché bisogna capire qual è il problema prima, e non credo che questo consiglio in questo momento debba discutere, non perché l'amministrazione si tira indietro, lo faremo quando volete, quando in qualsiasi momento, ma non credo l'amministrazione debba discutere della pubblicazione degli strumenti per la gestione di questo sito, del piano di gestione, delle attività e tutto il resto. Perché, almeno che non vogliamo fare poesia, io non credo che in questa stanza ci sia nessuno che creda che la risoluzione lavorativa di queste persone che già oggi non hanno lo stipendio sia l'attivazione di un piano di gestione dell'UNESCO, che ha certamente da venire. E anche chi l'ha rappresentato parla come l'applicazione di una soluzione lavorativa almeno in parte. A me, onestamente, credo che noi oggi abbiamo un problema, sono 35, 37 quelli che sono, di dover dare una risposta a 37 persone e non liberarci la coscienza dicendo che abbiamo attivato un piano di gestione che poi ci porterà un giorno a scegliere di questi 37, di questi 40, chi sono quelli che possono essere coinvolti in un'attività lavorativa, chi invece resta fuori, senza neanche nessuna certezza rispetto ai tempi. Quindi abbiamo un problema un po' più urgente, un po' più materiale, un po' più immediato da risolvere. E per risolvere il problema capiamo pure cosa è successo. Allora, indipendentemente da quello che ho sentito, io dico, ci sto rinunciando per spirito costruttivo e per chiedere al Consiglio di riportare l'argomento alla soluzione del problema, anche se non ho nessuna preoccupazione eventualmente a farlo, non capisco certamente, sono state dette alcune cose quando questa delega mi ha interessato, sento parlare di voti, di politica, ma credo che in questo momento non sia questo l'argomento, e l'unico appunto che ho da fare è che io come sindaco ho la certezza di guadagnarmi il mio stipendio e della collettività che faccio. Quello che volevo dire è questo: sentito anche dire che i lavoratori della Pomice, ex Pumex, sono l'esempio classico in questa regione siciliana di una formula quasi di clientelare. Non è neanche questo vero. Non lo è vero, semmai sono oggetto di
soluzioni che si sono rilevate tutte inadeguate, però è vero che sono state inserite in un'ipotesi di finanziamento che non era legato certamente a una prebenda, a una mancia, a una elemosina da fare a questi lavoratori, ma rispondeva a una legge, inserita nella finanziaria, con un progetto obiettivo per svolgere alcune attività di supporto al comune di Liberi. Quindi oggi la soluzione, tra l'altro devo dire anche interessata da sindaco, perché io poi quello che voi dite in linea teorica lo devo pure mettere in pratica e non ho nessuna difficoltà a disconoscere che è nell'interesse di questa amministrazione del comune di Lipari non trovare altre soluzioni alternative per l'occupazione chissà dove, chissà in quale struttura di gestione che non ha neanche certezza di tempi o di fuoriuscita, ma è interesse dell'amministrazione far sì che questi lavoratori rientrino nell'attività lavorativa del comune di Lipari, dove a differenza di chi lo fa per dichiarazione di intento io ho la certezza che siano indispensabili per prestare i servizi che dobbiamo prestare. E allora il problema è questo: avevano un progetto obiettivo che, per l'amor di Dio, io per primo aveva tanti difetti, non li garantiva per tanti aspetti, sappiamo alcuni problemi che avevamo avuto in questi anni rispetto al loro diritto dal buono pasto, cosa che sembra marginale piuttosto che cose invece più sostanziali di cui stavamo parlando, che erano riguardavano i loro contributi e il fatto di poter essere assolutamente considerati lavoratori a tutti gli effetti, che hanno pure questo tipo di garanzia ormai chiaramente riconosciuta per chiunque è un lavoratore a tutti gli effetti. Quindi quel progetto aveva dei difetti che stavamo tentando di correggere, ma era un progetto finalizzato a quello che doveva essere un'attività lavorativa all'interno del comune. Questo progetto dal governo regionale, con i suoi difetti, è stato riproposto nella finanziaria, è stato reinserito nella norma e ci avrebbe permesso la continuazione e l'eventuale correttivo necessario per fare queste attività, ed è stato bloccato dal commissario dello Stato. Ma ci dobbiamo domandare pure perché è stato bloccato, perché se noi non analizziamo il problema, non è stato bloccato perché era clientelismo, non è stato bloccato per chissà quale altro motivo, è stato bloccato per assenza di copertura finanziaria. Quindi riportiamo i ragionamenti a quelli che sono: una copertura finanziaria, né tantomeno poteva essere diversamente, perché altrimenti noi ci saremmo difesi sostenendo che non poteva essere oggi considerato illegittimo un provvedimento che altro non era che un provvedimento di continuazione, altrimenti doveva essere illegittimo e incostituzionale eventualmente quando è stato fatto, non oggi che stavamo parlando di una continuazione. Quindi stiamo parlando di un problema di copertura finanziaria, perché nella norma regionale il provvedimento era stato inserito. Oggi quindi abbiamo questo tipo di problema. Abbiamo questo problema al quale dobbiamo dare una soluzione. Io altre soluzioni, onestamente vi devo dire, che indipendentemente ho sentito parlare di funzionari regionali, non credo ce ne sia, perché per esperienza, oltre per quello che ho visto in ultima finanziaria, non sono stati pochi gli emendamenti alla norma riguardando il precariato che non hanno trovato accoglimento proprio perché non avevano le caratteristiche. Quindi riproporsi e inserire questi lavoratori, dal mio punto di vista, in un bacino di precariato che non dà assolutamente nessuna certezza nel futuro, ma dà soltanto la possibilità di continuare con una proroga, tra l'altro economicamente con un impegno che non li garantisce certamente fino al 2016, non mi sembrava assolutamente la soluzione giusta, ed è questo il motivo per cui il Comune e questa amministrazione non ha perorato quella causa. Noi siamo convinti che i lavoratori ex fumex hanno una caratteristica
peculiare che li distingue da tutto l'altro precariato, non perché ognuno tenta di sostenere la particolarità del proprio territorio, ma perché è un fatto assolutamente vero, ed è un fatto assolutamente vero che perdono il lavoro per adempiere a un dettato dell'UNESCO, non mi pare, per concludere questo aspetto della discussione, che oggi possano avere soluzione a questo percorso semplicemente con l'attivazione della procedura che riguarda la gestione del sito, se non altro per una questione di tempi. Non si può recuperare in un paio di mesi a un'attività non svolta per un decennio. E allora che cosa sta facendo l'amministrazione? L'amministrazione sta facendo vantare i diritti che ha. Sappiamo in questo momento che ci sono tre questioni che ci potrebbero dare una risposta su questo argomento. Una prima questione che è di esclusiva azione del governo regionale. La televisione la vedete tutti, e sapete bene che il governo regionale sta riproponendo una norma per dare copertura finanziaria a questi 500.000 euro mancanti e appellati dal commissario dello Stato. È un percorso. Io non ho qui da esprimere giudizi, se ciò avverrà, e la capacità che avrà la Regione Siciliana per recuperare a quello che è avvenuto, sapendo tra l'altro che per la Regione Siciliana questo è un problema molto più grosso. Avrete visto tutti quanti i giornali nei quali chiaramente dicono che il problema occupazionale riguardo all'appello del commissario dello Stato non riguarda soltanto i lavoratori della Pomice, ma riguarda circa 25.000 persone, perché di questo stiamo parlando rispetto alle cifre appellate dello Stato, e quando la Regione riuscirà a risolvere questo problema. Io non lo so, non so neanche se avrà la capacità e la forza di farlo, e oltretutto, se dovessimo a discutere dei tempi di questo, chiunque capisce un minimo di pubblica amministrazione sa che questo passa per un provvedimento legislativo, di conseguenza un'altra legge della regione, e quindi pur volendo velocizzare i tempi non mi sembra che questa sia una cosa su cui si possa avere risposta in una settimana o nei prossimi giorni. Però l'amministrazione invece sta facendo qualcosa di più, partendo dal principio che nella finanziaria e nella legge regionale esisteva la riproposizione del progetto con tutti i suoi limiti, ma esisteva la norma. E qui il problema non è tanto di chi ci mette i soldi, non c'è, anche perché da questo punto di vista, senza fare speculazione di questo, io sono molto soddisfatto del fatto che tutti qui sono intervenuti sostenendo che sarebbero disposti a votare la tassa di sbarco se questa fosse in parte finalizzata a coprire la necessità di questa spesa. Vi voglio tranquillizzare tutti, perché questa è un'assicurazione che già l'amministrazione ha già dato, quindi non posso che eventualmente raccogliere la vostra disponibilità nel sostenere questa iniziativa. Fermo restando che il problema non è quello, e che il problema non è il recepimento di cifre. La tassa di sbarco, al di là di quello che è successo recentemente, credo che sia stata motivatamente accolta come notizia allora con soddisfazione, perché per questo c'erano ben due decreti legge e due voti di Camera e di Senato, e quindi ci facevano ben immaginare che veniva applicata. Devo dire che è nuovamente in votazione entro fine mese, come emendamento nuovamente al provvedimento in corsa. Vi devo pure dire che ho registrato, per l'attività svolta da questa amministrazione, addirittura una nota da parte del presidente del capo della Protezione Civile Nazionale, Gabriele, in persona, che scrive alla Camera, al Senato, al Presidente del Consiglio, e dice che l'applicazione di questa tassa, e quindi la sostiene anche come Protezione Civile,
di questa tassa per il Comune di Lipari in particolare è motivo sopravvivenza e quindi ne sostiene l'applicazione. Esistono bipartisan ben 3 emendamenti alla norma firmati da un deputato di ogni parte politica, quasi ogni parte politica, perché ci sono deputati dell'UDC, ci sono deputati del PD, ci sono deputati del Nuovo Centrodestra, ci sono deputati di Forza Italia che hanno sottoscritto questo emendamento, e noi certamente siamo molto fiduciosi che quest'iter si concluda favorevolmente, fermo restando che qui il problema non è della copertura, perché come ho detto l'amministrazione si è già dichiarata disponibile anche per dare certezza e continuità, così come si era dichiarata disponibile quando aveva la certezza, perché inserito la finanziaria di continuazione del progetto, di impegnare una parte di cifre per dare dignità a questi lavoratori, cosa che al di là di tutto, perché le parole restano parole, gli atti amministrativi sono atti amministrativi, cosa che al di là di tutto questa amministrazione ha già fatto l'anno scorso, assicurando il completamento di un progetto per 2 mesi con fondi nostri, quindi voglio dire parole e gli intenti e le belle dichiarazioni di tutti restano quelle che sono, i fatti sono fatti, gli atti amministrativi sono atti amministrativi. E pur capendo oggi la preoccupazione e condividendo la preoccupazione dei lavoratori della Pomice, io lascio immaginare tutti voi se oggi noi in questo consiglio stessimo discutendo di questo argomento, non dopo un mese che i lavoratori non possono procurare il giusto sostentamento per le loro famiglie, ma se l'amministrazione lo scorso anno non avesse fatto il provvedimento, oggi saremmo qui a discutere dopo che queste famiglie, forse non con questa tranquillità, dopo che queste famiglie non avevano avuto sostentamento per le loro famiglie per ben 3 mesi. Non voglio certamente sottostimare le difficoltà e le necessità conseguenti a quello che sta succedendo oggi, ma saremmo certamente in una situazione molto più grave e molto più difficile. L'amministrazione ha già chiesto. Allora stavo dicendo, la prima soluzione è quella che sta cercando il governo, riproponendo la copertura per i 500 milioni. Una soluzione di prospettiva sulla quale l'amministrazione ha dato già ampia disponibilità è quella, se verrà attuata la tassa di sbarco, di impegnare parte di queste cifre, di sederci e capire come possa essere impegnata queste cifre per assicurare non soltanto la continuità lavorativa a questi lavoratori, ma anche, perché questo va detto, ma anche la capacità di gestione di quest'ente e la prestazione di servizi che altrimenti sarebbe assolutamente compromessa. C'è una terza ipotesi, una terza azione che l'amministrazione sta conducendo, che è molto più immediata e sulla quale ci stiamo misurando. Noi abbiamo già chiesto, e questo avverrà nella prossima settimana, una riunione della conferenza Regione Autonomie Locali, che della quale tra l'altro io come sono uno dei 7 sindaci componenti, che è la commissione che concorda con il governo regionale la distribuzione dei fondi. A nessuno sfuggirà che in questa finanziaria, grazie a Dio questo articolo non appellato, l'assemblea ha votato un emendamento che dice che per tutti i comuni delle isole minori il governo regionale deve assicurare almeno il 97% di tutti i trasferimenti avuti per spesa corrente l'anno precedente. Questo è legge dello Stato, grazie a Dio della regione, grazie a Dio non appellata, e quindi questo ci dà uno spazio di manovra. Noi abbiamo chiesto una convocazione urgente, lo abbiamo fatto il giorno dopo, 2 giorni dopo che la norma è stata appellata, una convocazione urgente della Commissione, non poteva essere convocata prima perché era necessaria prima la pubblicazione della finanziaria, dicendo come amministrazione che se è legge che la spesa corrente al 97% deve essere trasferita a tutti i comuni, noi abbiamo avuto in precedenza una riserva di legge che non c'è più perché non esistono più
le riserve di legge, neanche quelle della nave, non esiste più il fondo con questa nuova finanziaria, non esiste più il fondo delle autonomie locali, sostituito da un percorso completamente diverso. Quello che stiamo perorando è quello di dire, visto che noi abbiamo il diritto del 97% del trasferimento dell'anno precedente, vogliamo che la conferenza Regione Autonomie si esprima su questo per rifinanziare, così come è successo negli anni precedenti, questo progetto che, lo ripeto, anche con intervento comunale deve essere corretto, modificato, aggiustato, deve essere certamente impostato su un ragionamento di pluriennalità e non può essere sottoposto certamente a un ragionamento da mendicanti di ogni anno e di ogni finanziaria, ma il problema non è questo. Il problema è che avendo appellato tutto l'articolo della finanziaria, il problema non è, lo è, ma in parte, su questo credo l'amministrazione possa dare il massimo impegno e anche qualche garanzia, non è finanziario, ma è giuridico rispetto al tipo di contrattualizzazione che il Comune di Lipari, motivato, lo ripeto, a utilizzare questi lavoratori ancora in attività di supporto del Comune di Lipari e non destinandoli ad altri percorsi, quindi il problema è giuridico rispetto alla inesistenza in questo momento, essendo stato appellato tutto l'articolo, della norma che permetteva la contrattualizzazione. Quindi, mentre da una parte stiamo tentando di far valere i nostri diritti nel riavere queste cifre che certamente non ci sembrano legate né a prebende né a elemosine né a fatti di sostegno politico elettorali, ma a un percorso da correggere ma ben definito, mentre stiamo facendo questo stiamo facendo pure il percorso necessario per un intervento legislativo, normativo, non siamo sicuri, sono stato già due volte a Palermo, ci sarò di nuovo probabilmente martedì o mercoledì, se questa contrattualizzazione, avendoci trovato la copertura finanziaria, sia possibile indipendentemente dall'esistenza dell'articolo, visto che è appellato. Questo è il problema, questa è l'attività che l'amministrazione sta svolgendo, per scelta non si sta affidando, perché ci sembrano soltanto succedani, ci sembrano soltanto modi per crearsi un alibi senza dare una vera soluzione del problema, non ci stiamo affidando a percorsi che vedano parchi oppure applicazioni della gestione del sito UNESCO, perché ci sembrano percorsi troppo lontani, irrealizzabili e certamente non coerenti con una necessità di una salvaguardia occupazionale che deve avvenire oggi e non dopo aver capito chi gestisce questo sito e qua con l'incognita di capire eventualmente in questa gestione quale tipo di ruolo potranno avere gli ex dipendenti della